Il centrosinistra ha deciso di affidare ai cittadini la scelta del candidato per le elezioni amministrative di giugno, per il candidato sindaco di Milano. Il centrodestra ha fatto delle scelte diverse. Forse non ha nomi, forse non ha ancora trovato l'accordo su qualcuno, forse, quello che io reputo più probabile, aspetta di vedere chi vincerà le primarie. D'altro canto sono 6 mesi, le primarie del centro-sinistra, sono 6 mesi che il centrodestra continua a dire settimana prossima abbiamo il nome, settimana prossima, e non ce l'hanno. Ciò non toglie tuttavia che il centrodestra sia straordinariamente insidioso da 2 punti di vista. Milano è una città che al di là di questi ultimi 5 anni ha sempre dimostrato una tendenza molto moderata. E in secondo luogo io vedo qui in Regione Lombardia la capacità del centrodestra di non governare una regione, di tener fermi i motori fortissimi di questa regione. Milano non può permettersi di tornare a questo immobilismo. Attenzione però, perché il centrodestra, a seconda di quello che sarà il vincitore delle primarie del centrosinistra, deciderà se investire su Milano o meno, se farla la sua battaglia campale o meno, e questo deve spingere i cittadini del centrosinistra a una scelta di grande competitività. Sarà in continuità con il lavoro svolto dal sindaco Pisapia, secondo lei? A me il tema della continuità e discontinuità francamente ha un po' stufato. In primo luogo perché è Pisapia stesso, giustamente, che ha deciso, nel momento in cui ha deciso di non candidarsi, di innovare nell'amministrazione della città. Decidendo lui di non candidarsi, ha chiesto un nuovo volto, nuovi pensieri, una nuova testa per il governo della città. Quindi non c'è da schierarsi fra chi vuole la continuità e chi non la vuole, perché non esiste proprio il discorso. In secondo luogo, per chi avesse il timore che Sala fosse non lo so, Belzebù, non so più che cosa debbano dire di lui, faccio notare che la stragrandissima parte di quegli assessori che rappresentano la giunta oggi in Consiglio Comunale a Milano, guarda caso, individuano in Sala il candidato da supportare per le prossime primarie, il che vuol dire che la sintonia di valori e di progetti è già individuata in Sala dagli attuali rappresentanti della Giunta.